utilizzare l'uso delle nuove tecnologie su questa nuova dipendenza che è la nosocomia. A proposito di questa nuova dipendenza, e visto che il film parla di questo, chiederei a tutti voi se vi siete mai scoperti nomofobi o se avete qualsiasi altra dipendenza legata al cellulare, i selfie, i social media. Allora, cominciamo da Fabrizio Bentivoglio, che è il protagonista, quello di fianco. Michele Meossi, che ha continuato la sceneggiatura insieme a Massimiliano Vado e al regista Cristian Merzi. Che sta lì. Eccolo, eccolo. Qual era la domanda? La domanda era se si è mai scoperto un omofobo o comunque dipendente da una qualsiasi altra cosa legata alla connessione. No, come vedete io sono anche fuori dal tavolo, quindi... Come proprio dimostra anche la mia posizione, io non ho profili social, non soffro di omofobia. E sconsiglio di aprire profili social, in realtà, anche nella vita. Sconsiglio vivamente di farlo. Sì. È entrato nel personaggio. Mi sembrano pericolosi per sé e per gli altri. E non capisco questa mania di mettere, di pubblicare qualsiasi battito di ciglio si faccia. Me la dici che faccio una diretta? Eccoci. Allora, diciamo, io sì, ho sofferto di nomofobia, anche se fuori dal tavolo. Il giorno del mio compleanno è successo che ho ricevuto centinaia di auguri. Stavo per rispondere, mi si spegne il telefonino e oddio, adesso penseranno che non voglio rispondere. È un momento di panico totale, ansia, paura, tremori. Ho detto no, devo fare qualcosa. Ho vissuto veramente, ho capito che significa nomofobia. Mi sono sentito totalmente sconnesso e da lì è uscito fuori il titolo del film, Sconnessi. Su una tragedia mia di compleanno, diciamo, io sono un po' un Mr. Bean, me ne succedono di tutti i colori, per cui ogni tanto approfitto di quello che mi succede e cerco di portarlo nello schermo. E no, non sono mai stato malato e l'ho scoperto nel migliore dei modi, cioè dimenticando il cellulare e realizzando che dopo quei 40 secondi di aspetta, ma adesso come faccio? Però sai che c'è, non si sta così male, e mi sono reso conto che non ho questa malattia, quindi posso stare giorni senza avere connessioni. Certo, la necessità quantomeno del telefono per essere reperibile per mia moglie, mio figlio e sentirli, sì, però insomma senza Wikipedia ci si può stare un po', no? Ecco. Protagonista. No, neanche io non ho la fobia, ho tante fobie, tante dipendenze, non ho quella della dipendenza ai social, se non ho social, se non ho account e social. Non ho account. Sì, però sono un amante, amo gli smartphone. E amo essere connesso, uso secondo me in modo sano internet e penso che sia una cosa meravigliosa, che possa essere anche una cosa atroce se si, appunto, si incappa nella dipendenza, nella malattia, nell'uso sbagliato, però io lo uso. Non ho i social perché pure secondo me possono essere pericolosi, mi dà la sensazione come di tenere aperta la finestra di casa e quindi non li uso. Vedo che mi è interessato molto. Fatto buio, non sapevo se era la cosa di Ricky. La setta degli sconnessi, sembriamo così. Adesso chiudiamo tutto e sequestriamo i telefonini.
Io comunque voglio dire che Fresi non ha detto tutta la verità, perché io ho imparato a fare il pane fatto in casa sul suo profilo Instagram, quindi lo seguo. Fresi non ha detto tutta la verità, perché Fresi c'ha la macchina del pane, quindi... Fresi è stato il pane fatto in casa e io ho chiesto a farlo. Fresi mi lanta, ma... No, neanche io sono, diciamo, dipendente, però lo uso e bisogna comunque saperlo usare con la testa, con equilibrio, quindi tutto qua, bisogna soltanto imparare ad usarlo. È una cosa buona, non bisogna abusarne, bisogna prendere comunque il meglio, cercare per esempio con il nostro film a far vedere cosa accade quando le persone invece devono fare i conti con la realtà. Questo è. Vieni, Guccio. Generazione social. Quando ero un po' più piccola ho sofferto. Più o meno. Ma questa domanda risponderà al pediatra, perché se quando ero più piccola. Prima del cambio di denti avevo problemi di nomofobia, nel senso che ho proprio attraversato quella fase tra i 14 e i 16 anni in cui stavo proprio 6-7 ore al computer al giorno e mi piaceva proprio il contatto con questo mondo qua, perché erano i primi approcci. Crescendo invece mi sono resa conto di quanto effettivamente sia pericoloso, quanto è facile adescare delle persone che non si conoscono, correndo dei rischi anche abbastanza importanti. È capitato anche a delle persone della mia famiglia, insomma mi sono resa conto che è un elemento tanto utile quanto pericoloso, sta nell'intelligenza umana farne un uso appropriato. Per me è un momento di svago, oggi lo uso così, una mezz'oretta al giorno perché mi diverte, perché vedo i miei amici, cosa postano, tipo Stefano. Ed è la cosa emblematica è che uno degli autori del film sta facendo una diretta. Questo credo che la dica lui. Comunque no, non soffro di nomofobia. Mi è capitato di prendermi per strada alle 3 di mattina senza internet e senza soldi, un filo di panico. Il problema è che stavi a fare alle 3 di mattina. Ma questo è un altro discorso. Poi esci senza gettoni in tasca, ma che stai facendo? Allora, io fino a qualche anno fa ero assolutamente contro, quasi come il mio personaggio nel film. Poi mi è stato regalato il maledetto iPhone e da lì devo dire che sono andata in un vicolo senza fine. Mi rendo conto che forse il rischio oggi, indipendentemente dai social, comunque è perdersi, non soffermarsi su quello che viviamo. E quindi, per quanto siano utili social, smartphone, tecnologia, ogni tanto comunque è sano cercare di staccare completamente nel limite del possibile. Confermo però che se mi perdo per strada e ho il telefono spento mi prende il panico pure a me, quindi non so quanto sono indipendente da questa cosa, oltre alla consapevolezza appunto che devo cercare di mantenere un po' più il contatto con me stessa. Io invece faccio un uso abbastanza moderato, nel senso sto sempre col telefono in mano, però se non ce l'ho non è un problema. Mi è capitato. Allora definisci moderato, scusa. Moderato. Cioè, in mano ma non lo uso. Lo tengo in mano. Ok, è una forma di onanismo digitale. Sì, che non... sicurezza. Io in 5 settimane l'ho visto negli occhi alla 5ª settimana. Mi vedevo sempre un po' io capelluto. Sì, quindi stamattina gli ho detto, ma c'hai gli occhi azzurri? No, invece... Mi è capitato quest'anno di stare 2 mesi senza telefono per colpa di mia madre che mi ha messo in punizione. No. Ci devi ancora dire che hai fatto, perché 2 mesi sono tanti, no? Anche perché magari se eri in punizione la colpa era la tua, magari. Certo. No, però devo dire che questi 2 mesi non li ho vissuti malissimo. Nel senso, all'inizio non sapevo come organizzarmi, come fare le cose con i miei amici. Mentre dopo un po' mi sono accorto che... si vive quasi meglio, cioè sei senza ansie, senza preoccupazioni. Almeno lo squillo del telefono a me mi mette ansia, cioè non... Io non sono per niente dipendente, non me ne frega praticamente niente, e non ho uno smartphone. E ho dei social per necessità che sto provando ad utilizzare con molta fatica e implica per me un grande sacrificio, però insomma il nostro mestiere, la nostra generazione
bisogna provarci, però per me è una grande sofferenza utilizzarli, devo dire. Lo dice da due settimane, perché quando eravamo sul set era completamente il posto. Sì. Cioè, non usi social, però a casa c'è il tablet. Sì, c'è il tablet. Vabbè, però... ci provo. Ma io parlo la notte. Ci provo, ci sto provando. Vediamo come andrà a finire questa storia. Stai provando a intossicarti, parli come uno che sta cercando. Esatto, sto provando a intossicarmi, mi stanno forzando. Vediamo. Al percorso inverso. Allora, se ci sono domande da parte dei colleghi. Non ci sono domande? No, potete mandarle anche via WhatsApp. Ok, allora continuo io. Nel film non si parla soltanto di omofobia, ma anche di altre dipendenze, come per esempio i giochi d'azzardo. Quindi volevo chiedervi se voi avete mai sofferto di qualche tipo di dipendenza, anche in maniera positiva, se c'è qualcosa da cui non potete fare a meno. Vabbè, io vedo rispondere, no? Io Maria ho una dipendenza da acqua minerale, insomma credo sia evidente. Poi io l'unica dipendenza che ho è da caffè. Non credo di averne altro. E da sigarette. Ah, sì. Beh, io dipendenza, sono un cinefilo, sto sempre al cinema, 3 volte a settimana fisse, per me è una malattia cronica, ho proprio il desiderio di spaziare, di fantasticare, di viaggiare, ho bisogno, non lo so, a volte vado anche da solo, molto tristemente, al Parco Leonardo io, però è una dipendenza, sì, perché il cinema è il grande schermo, Dolby Surround, sempre avuto questa dipendenza, per cui è una bella dipendenza, dai. No comment. Mi vorrei pronunciare. No, io non ho nessuna dipendenza. Nessuna dipendenza? Così. Ma... io... boh. Sono veneto, mi piace bere la grappa e il vino, quello sì. Ti piace bere la grappa? Il vino, vino buono, l'amarone, Valpolicella di ripasso. Questo è... volevo chiedere a Fabrizio Bentivoglio, l'ho visto, però mi fa piacere usare le tue parole, come hai costruito questo personaggio, come lo reputi, che cosa ti ha divertito di più o di meno di quest'uomo. Grazie. Insomma, il tentativo che fa Ettore è proprio quello di sconnettere i suoi familiari per poterli riguardare in faccia e poterli riallacciare con loro i rapporti che evidentemente da qualche anno si sono un po' usurati, un po' sfilacciati. Quindi, e credo che nella sua così ingenuità riesca nell'obiettivo. Altre domande? Io volevo chiedere, scusate. Un attimo, aspetta il microfono. Nella scena in cui si bruciano i libri per far calore alla giovane partoriente, il primo e forse l'unico libro che viene bruciato è Coma Digitale. L'ho cercato su internet, non l'ho trovato. Esiste veramente questo libro? È un libro suo. Vogliamo chiederlo agli sceneggiatori Andreozzi e Vano e Marazzini. Allora, no, il libro non... il libro non esiste, però è una scena simbolica. Sì, la Gangemi dopo il film vuole pubblicare. Scriviamo? Siete pronti a scrivere Coma Digitale? Vado Andreozzi? In questo istante. Scrivendo la prefazione in questo istante. Cristiana, ti faccio tanti auguri, Angelo. Innanzitutto. Grazie. E un applauso a tutti gli attori bravissimi
che ci sono tanti argomenti. Innanzitutto il film ha questo format Sconnessi, che è geniale il titolo, lo paragono a Affari Tuoi, un programma televisivo, secondo me uno dei più geniali. Però nel film, oltre al divertimento, ci sono tanti argomenti, ci si commuove. E qui voglio chiedere a chi ha scritto il film, se aveva pensato a questo aspetto. Ci sono momenti di... Io mi sono commosso in alcuni punti. Michela, diamo la linea a Michela. Reso benissimo dagli ascolti. Ciao, grazie, ciao a tutti. Senti, dirò la verità, nel senso che... tanto grazie di averci coinvolto, perché ultimamente mi sembra che gli autori dei film abbiano ricominciato ad avere una faccia nel cinema italiano, no? Perché fino a qualche anno fa... È la mia emozione, sì, che mi avete dato. Personalmente penso agli altri. Però devo dire una cosa, adesso chiediamo anche a Massimiliano Vado, ci tengo a dire che la questione dell'emotività di questo film è uno dei punti su cui ha lavorato di più Christian. Questa è la verità, perché lui ha questa poetica della famiglia dentro, per cui le relazioni interpersonali, soprattutto padri e figli, sono proprio parte della sua umanità. Tra l'altro è stata una sorpresa, perché avevo visto il trailer, l'ho visto in anteprima, e non si avvertiva, perché andava tutto sul... Tocca farire in Italia, no? Certo, però vedendolo nel completo mi ha emozionato. Sono contenta, sì, è stato comunque... Volevamo parlare di cose che erano vicine alla nostra natura, per cui si sono poi mischiati il riso e le emozioni, come nella vita, insomma, prediligere una parte piuttosto che un'altra anche non va più, diciamo. Tutto qua. Buongiorno, volevo chiedere a chi di voi è genitore quanto il problema, appunto, di questo mondo digitale, della rete, di tutti i rischi di cui abbiamo anche fatto cenno, vi preoccupa, e se un'iniziativa come quella di giovedì con la partecipazione delle scuole può davvero sensibilizzare minimamente i giovani al problema, o se finirà comunque, saranno disconnessi quei 22 minuti. Mi preoccupa tantissimo. Poi ho due figli, la figlia che la piccolina ancora è presto a 5 anni, il maschio 12 anni, già comunque smanetta con l'iPhone, però insomma cerco di controllarlo, cerco di spiegargli come va usato, cerco di dargli dei limiti, e spero che questo serva. Cerco di dargli un esempio, che è la cosa principale, spero che serva. È chiaro che quello è un mondo talmente grande, talmente appunto infinito, e da genitore un po' spaventa. Spero di riuscire a trasmettere questo pericolo senza traumatizzarlo, insomma. Poi qual era? Ci sono altri genitori al tavolo, voglio rispondere. Sì, io vorrei fare però poi il 23 febbraio la giornata del genitore pigro che piazza le patte al bambino a cena per non sentirlo e parcheggiarlo lì, perché comunque fa parte del processo educativo da parte dei genitori l'idea di spiegare al figlio che al mondo c'è altro, e quindi semplicemente trincerarsi dietro non leviamogli il telefono per un giorno intero è un po' pochino. Leviamo anche ai genitori la possibilità di utilizzare tablet e telefoni come via di fuga a un bel dialogo col bambino, o al sapergli dire: tesoro di mamma, adesso stai seduto a tavola, non sfracellare il pane al ristorante senza perderti dentro l'iPad. Ecco, un po' di sana educazione. Buongiorno, volevo chiedere a Bentivoglio, lui come ha interpretato quella scena, non come l'ha interpretata come attore, ma cosa ha pensato e cosa pensa della scena in cui appunto si bruciano i libri, perché mi ha fatto subito pensare a Fahrenheit, quant'è il numero, 451, ed è francamente un colpo al cuore vedere i libri che vengono bruciati.
Allora, il suo personaggio e lei, che valore ha attribuito a quel gesto, che può essere un gesto anche che lascia un po' perplessi, perché sconnettergli e farli sconnettere, ma addirittura bruciare i libri, al di là che quello era coma digitale, però insomma. Sì, no, capisco la sua osservazione, però quello è un suo libro e quindi per lui in quel momento bruciare un suo libro per scaldare la sua giovane compagna che sta per avere un bambino è forse un gesto talmente tanto più utile che non il libro stesso, che è felicissimo di farlo, insomma, e forse è un insegnamento anche per lui. Un po' come sacrificare una parte di se stesso, no? Sì. Altre domande? Allora, io volevo chiedervi una vostra riflessione su come vedete l'inclusione dei social network nella nostra vita oggi. Cioè, secondo voi è un po' paradossale che si cerchi di essere sempre connessi e quindi di voler sempre condividere le nostre cose con gli altri e poi in realtà è il risultato dell'alienazione, o è una semplice evoluzione della società? Vuole rispondere per primo? Ma sicuramente noi siamo bombardati tutti i giorni da post su Instagram, su Facebook, su autoritratti. Ormai c'è questo fenomeno artistico, lo definisco fenomeno artistico del selfie, che è diventato dilagante, che ormai non, cioè ormai l'immagine è stata superata, è stata surclassata, non si vive più l'emozione, il momento. Il focus è sull'immagine, c'è una ossessione da parte delle persone nella ricerca della perfezione assoluta, e questo sta portando alla deriva, allo sbaraglio, per cui ci deve essere una corresponsabilità tra genitori e figli, tra genitori e educatori nei confronti dei figli. Che sennò la dipendenza da internet sta prendendo veramente il sopravvento, e questo film non fa altro che cercare di vuole dare il messaggio di trovare un equilibrio, cioè tornare a comunicare, tornare a parlare, tornare a relazionarsi, per cui dobbiamo cercare di trovare l'equilibrio, è fondamentale. Io credo che ci sia una questione di tempo, di decantazione del problema. Più è grande il problema, più poi ci vuole tempo, no? Pensate al frigorifero, io mi ricordo i frigoriferi quando ero piccolo, io, le nonne, le mamme surgelavano tutto, cioè facevano 400 polpette che non servivano, che scadevano nel frattempo, e invece adesso c'è più un'attenzione al prodotto fresco, all'alimentazione più sana, e si usa sempre di meno surgelare quantità di cibo incredibili, per una cosa piccola come il frigorifero. Una cosa eclatante come la comunicazione mondiale dei social, secondo me ci vorrà un cinquantennio per imparare ad usarlo, e nel frattempo peggiorerà, perché nel frattempo la tecnologia chissà cosa ci regalerà in questi anni. Quindi la mia paura è che non sia così immediata una soluzione, ma anche la comprensione stessa del problema. È un problema filosofico-sociale grande quanto le glaciazioni, secondo me, la possibilità di comunicare con tutto il pianeta in maniera immediata. E quindi, secondo me, ci rivediamo fra 50 anni con una nuova conferenza stampa su questo argomento, perché ci vorranno veramente decenni. Secondo me pure più di 50 anni, sai, soprattutto poi con la pubblicità. Io dico 50 perché oltre quelli non arriverò, quindi già una fatica. Soprattutto poi la tecnologia è uno strumento che ha invaso tutte le generazioni a livello universale, cioè spesso le vecchie generazioni lo utilizzano anche di più di quelle nuove, paradossalmente, quindi è talmente un fenomeno che ha ricoperto tutti noi dentro casa di chiunque, che ci vorrà veramente... Sì, passeranno tante di generazioni. Il problema, secondo me, non è la tecnologia, non è il mezzo, il problema sono sempre le persone, e il tessuto sociale, i governi, moriamo alla rivoluzione, no? Però bisogna anche da sti ragazzi, ai giovani, bisognerebbe dare anche delle possibilità per evadere, per uscire da quella stanza, di fronte a quello schermo. Io vedo ancora mio figlio, se gli do un iPad, gli do un pallone, lui va ancora appresso al pallone.
grazie a Dio. Io penso che se ci sia, se fossero spazi, se nella la cultura nostra fosse meno, appunto, meno chiusa, meno pericolosa, forse avrebbero molto meno spazio tutte queste cose tecnologiche. C'è da dire che il Papa già... Scusami, no. Io penso che la risposta più giusta a tutto questo sia guardare questa sala. Bravi, avete tutti alzato gli occhi dai vostri telefoni. Quindi io penso che perdersi dei momenti della vita, non ascoltando quello che viene detto, non vivendo quello che viene vissuto, quello che viene dato e offerto, io capisco che il lavoro è tutto, però magari ci sono dei momenti nella vita in cui bisogna toglierli. Ma io voglio dire, secondo me non è così semplice, perché basta pensare al Papa che ha un profilo social su Instagram, o ai politici ora che sono in campagna elettorale, che sono tutti a fare dirette o a postare, addirittura hanno imparato a postare, quasi meglio delle fashion blogger. E quindi insomma la vedo molto molto lontana questa cosa. Sì, forse loro hanno ragione, dovremmo iniziare autonomamente, però molto difficile. Vuole rispondere anche Maurizio Mattioli, che vediamo qui in prima fila. Non so cosa... Io dipendenze ingombranti ho solo una, quella dal Farinacero, sì. E dall'altro... Che dall'altro ci siamo qua all'una per un quarto, ma sempre bussa proprio, capito? Io grazie a Dio il telefono, grazie a Dio, non so se sono fortunato o no, io non so usarlo. Ho delle persone qui, ce n'è una, un'altra è lì, che mi curano un po' tutto, e parlo di social, se chiamano social. Io so leggere messaggi e non so mandarli, per cui diciamo sto a metà con fra coloro che sono sospesi, ma onestamente la cosa non mi pesa, no. Comunque si riesce a vivere anche senza connessioni, credo, no? Credo che siamo tutti d'accordo su questo. Anche se è un mondo che ci preme in questo senso, dove c'è sempre da imparare qualcosa in più. Eppure se io spiego TripAdvisor... Tu state zitto, perché tu attendi una mezz'ora fa, mi capito? Se ti spiego come funziona TripAdvisor, siamo finiti. Io e Fresi, tutte le volte che ci incontriamo, facciamo quattro viaggi per abbracciarci. Due io e due lui. E lo facciamo con molto piacere. E molto affetto. Il film è carino, andate a vederlo, se vi è piaciuto spargete la voce, se vi è piaciuto fatevi si volte. Ci sono altre domande? No. Ma pensate, allora continuo io, allora ruota libera. Pensate che questa dipendenza da internet, cioè dai social, stiamo soffrendo tutti gli altri? C'è qualcosa che manca nelle nostre vite, che cerchiamo di riempire con quei like o con quei selfie? Non lo so, non so se sicuramente quando c'è una dipendenza c'è sempre un motivo dietro, un motivo negativo, e comunque di voler sostituire una mancanza e voler riempire un buco, però non te saprei dire sinceramente. Io non ce l'ho questa dipendenza, quindi ti posso dire appunto, dipendenze mie ci vorrebbero, se dovessi fotografare tutte le cose che mi mangio ci vorrebbero dei gherari. O quelle del MBO, però non ho questa tendenza, non lo so. Ho sentito like, io volevo fare un riferimento a Lorenzo Zurzolo, che l'altro giorno mi ha detto: guarda, ma tu usi il like tattico? Eh? No, scusa, non ho capito. Ma tu non lo usi il like tattico? Sono rimasto un po' così, perché io sono un po' giurassico, diciamo, ecco, per cui ho scoperto che esiste il like tattico. E glielo faccio dire proprio a Lorenzo, lo possiamo... Lorenzo, lo vuoi dire? Sì. Voi non sapete cos'è un like tattico, no. Giusto? Quante volte like ti sei fidanzato con questo? Diciamo che il like tattico è una cosa abbastanza nuova, che esiste su Instagram, e quando a te piace una ragazza e ti interessa una ragazza, perché adesso...
ci si fidanza prima su Instagram e poi dal vivo, sì. Quindi uno, io conosco questa ragazza che mi piace, la aggiungo sul profilo Instagram e poi inizio a guardare il profilo. E anziché mettere like all'ultima foto che ha messo, quindi alla più recente, io metto il like a una foto un po' più vecchia, di qualche mese fa. Così lei capisce che io ho visto il suo profilo, che l'ho indagata, perché comunque sono arrivato fino alla foto vecchia di 6 mesi. E col fatto che lei si vede arrivare il like alla foto vecchia, capisce che c'è un interesse da parte mia nei suoi confronti. E questo è il like tanto. No, vi state perdendo l'espressione di Maurizio. Matteo, vuoi dire qualcosa? Ti prego, di qualcosa. Meraviglioso. Non ho parole. Sono... A parte me poi... A me la parola dipendenza mi infastidisce molto, perché è un termine che in questi ultimi, no? Nella nostra generazione è stata sempre, purtroppo, tante volte percorso, per cose molto più gravi di queste. Per cui tenete la stessa dipendenza se vi piace e siate felici così. Prima fila abbiamo Riccardo Luna, giornalista, che ha scritto anche un libro su questo argomento. Vuole aggiungere qualcosa? Il mio libro, mi sono occupato di internet nell'altro senso per tutta la vita, cioè mi sento come un po' un prete in una chiesa dopo che l'hanno consacrata oggi, perché io facevo il digital champion in italiano, cioè spiegavo a tutti perché dovevamo usare più internet, quindi oggi è proprio perso, diciamo. Però in realtà, proprio stamattina il New York Times aveva un editoriale molto interessante, di una persona che raccontava, ci dava dei consigli per rompere il nostro rapporto col telefonino, separarci dal telefonino, ha scritto un libro che dice in 30 giorni si può guarire, New York Times di prima pagina. È un tema che oramai è diventato mondiale, infatti sono stupito del fatto che l'abbiate immaginato un paio di anni fa, quando si diceva tutti colleghiamoci, voi pensavate a un film che era esattamente il contrario. L'altro giorno, quando hanno firmato il contratto della scuola, per la prima volta viene sancito il diritto ad essere sconnessi. Cioè non possiamo più mandare mail o WhatsApp a tutte le ore agli insegnanti, noi genitori, ma c'è un limite di orario. Ed è una roba che non abbiamo inventato in Italia. In Francia da un anno e mezzo c'è il diritto a essere sconnessi per sul lavoro. E in Germania lo applica la Volkswagen, cioè non ci possiamo scrivere tutte le ore, che è una cosa che vale anche per mia mamma. Quando mia mamma mi manda una mail, dopo un minuto mi chiama e dice l'hai letta, lei presuppone che se l'ha mandata mi è entrata nel cervello, evidentemente, cioè o che vivo con lo schermo sulla faccia, non l'ho letta perché sto facendo un sacco di altre cose, le leggerò. Quindi cioè, presupponiamo il fatto che essere online vuol dire vivere online, mentre invece è un pezzo della nostra vita. Io per qualche tempo mi sono occupato anche di sancire il diritto costituzionale ad essere connessi. Pensate che le Nazioni Unite l'hanno sancito, cioè c'è un diritto ad essere connessi che è fondamentale. Oggi davvero chi è fuori dalla rete, a parte Maurizio, ha un handicap grosso in tante cose, in tanti servizi, in tante informazioni. Quindi c'è il diritto ad avere internet, ma il diritto ad avere internet non vuol dire il diritto a morire di internet. Cioè noi abbiamo diritto all'acqua, ma questo non vuol dire che dobbiamo affogare, giusto? Quindi ma prima cosa facevamo, scusa, abbi pazienza. Ma sai, ma la stessa cosa vale per... possiamo anche tornare nelle caverne. Prima come si faceva? Cioè, no. Non abbiamo vissuto per anni noi, siamo stati monchi di tutto questo, scherziamo. Ma la stessa cosa vale anche per i libri, per un periodo non c'erano i libri, come facevamo? I libri è un'altra cosa, no, ma scusa. La tecnologia è sempre stata così, Maurizio. Se ti posso dire, quando hanno inventato i treni, pensa che la reazione dei treni, sai cos'è stata? Dire che erano uno strumento del demonio i treni. Cioè c'erano le campagne contro i treni. Pensa che quando hanno inventato l'automobile nel Regno Unito hanno fatto una legge. No, lasciamo dire che è rimasto così, nel Regno Unito sono rimasti così, almeno in Italia. Nel Regno Unito hanno fatto una legge che diceva che le macchine non potevano circolare se non dietro un signore con una bandiera rossa a passo d'uomo che indicava il pericolo in arrivo. Quello è il lavoro in corso, era. No, era proprio perché erano così. Tutte le volte, ovviamente, il progresso viene considerato pericoloso. È normale, cioè, succede. Dopodiché, quello che non dobbiamo fare con internet è esagerare. Accanto al diritto a essere connessi, c'è il dovere di staccare il telefonino ogni tanto per vivere meglio e apprezzare le cose della vita. Quando voi prima lo dicevate, a tavola con i figli non c'è il telefonino, se dovete leggere un libro non c'è il telefonino, se guardate un film non c'è il telefonino, il multitasking ci rovina, cioè è uno strumento formidabile se sappiamo anche staccarci, se non ci sappiamo staccare ci fate male. Questa, scusami, questo, cioè, ma qual è il limite secondo te? Cioè dove dobbiamo porre uno stop alle offese che tu ricevi, no? Per esempio io ho dovuto fare 2 querele, per 2 cose che non pensavo mai di doverci arrivare. Cioè questa libertà
che c'è negli me, io ce l'ho, non ce l'ho, dove finisce? Che limite deve avere? Cioè, chi internet, Facebook sono armi, no? Secondo me, dove uno si, che uno usa e poi si nasconde dietro. Anche questo è da dire o no? Diciamo tutto. Un altro tema, quello che c'è. No, lo stesso tema, è una comunicazione così selvaggia, assoluta. Scusa, che le usa, dai, dipende. Quello è un tema che riguarda i social gators, è un'altra, cioè. Ma tutto da lì viene, da questa tecnologia che avanza. Scusa, non voglio fare quello che contesta, io ho il mio modo di pensare e me lo tengo, ma a volte questa libertà che io vedo che è stata usata contro di me, per cui non è che me la invento. Che limite deve avere secondo voi? Secondo te che ne sai molto più di me? Che gli insulti e le minacce vanno perseguiti sempre, che tra l'altro il vantaggio è che in internet nessuno è anonimo. In internet nessuno è anonimo, perché l'indirizzo da dove è partito il messaggio si sa sempre. Sì, io ho dovuto faticare per trovare una persona. Si denuncia alla polizia postale e si persegue. Mi hanno parlato sempre. Anche di siti falsi, esistono. Io ho dovuto faticare per tracciare a Torino una persona che ho denunciato. Per fortuna era a Torino e non era in Lituania, voglio dire. Perché ci sono. Però volevo dire, io direi che tutto può andare bene con dei limiti. Ovvio, l'abbiamo detto adesso. Allora forse non ti avevo seguito bene. C'è troppa fame, Maurizio. La fame quella c'è sempre, no. Altre domande? Non va cavallate, eh? Ci sono altre domande? Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? No? Allora... Abbiamo la conferenza stampa di Sconnessi, vi ricordo al cinema dal 22 febbraio, distribuite quante copie? 3-4. 300 copie. Grazie. Vabbè, lo trovate su internet.